Sente proprio come il. Allora, oggi iniziamo la terza giornata di laboratori, che è stata pensata, come sapete, dopo i 2 giorni in cui ci sono state comunicate e trasmesse delle esperienze, come a Silvia piace dire, delle best practice, cioè qualcosa di buono che è stato fatto e già realizzato in altre attività, simili all'attività di museo che noi abbiamo in mente da poter realizzare. Quello che oggi invece vogliamo fare e chiediamo a Gianpietro Vigorelli è quello di farci capire come promuovere un museo. Quindi, partendo da quelle che sono le tecniche di comunicazione moderna, capire come sfruttare queste tecniche, questi principi per promuovere il nostro museo. Diciamo che questa è la mission che abbiamo dato a Gianpietro. Io non mi dilungo nella presentazione, anche perché, come mi ha detto, lui ci farà vedere un po' qualcosa dei suoi lavori e ci dirà un po' quello che è stato il suo excursus nella sua carriera molto lunga, 40 anni di esperienze lavorative che continuano, no? Stanno continuando, nonostante non sia più presidente effettivo, però continua a fare ancora qualche lavoro. E si diverte, così mi hai detto, no? Ok, quindi passo la parola a te. Vado così, posto? Ecco, buongiorno, grazie per questo invito in questo posto meraviglioso dove c'è il sole, a Milano è brutto, quindi insomma è un bel regalo anche questo. Allora, prima di cominciare a parlare, di raccontare un po', volevo farvi vedere un attimo che cosa vuol dire comunicare, cosa è stato per me comunicare. Allora, questa presentazione l'ho fatta a Ferrara, nella piazza di Ferrara, mi ha invitato l'altro Consumo, che è questa associazione di salvaguardia dei consumatori, insomma, in qualche modo, come nemico, no? Perché la pubblicità è un po' il nemico del consumo, cioè c'è questo pregiudizio che dice che la pubblicità serve in fondo per vendere i prodotti inutili. E io dovevo difendere il tema del convegno era l'inganno, no? E quindi io ero il colpevole di quello che ingannava i consumatori in qualche modo. E io ho cercato di difendermi con questo lavoro, facendo capire che la pubblicità invece è uno strumento non solo per vendere, ma anche per far crescere il consumatore, per cercare di dare, trattando il consumatore come una persona intelligente, di dare degli stimoli a dei consumi anche intelligenti, ma non solo a dei consumi, ma anche alla crescita. Cioè, faccio l'esempio, la pubblicità secondo me ha insegnato negli anni 50, nel dopoguerra, eccetera, alla gente anche ad avere cura di sé. Cioè, noi, certo che vendeva dei dentifrici, ma vendeva anche un'igiene orale che prima non esisteva. Una coscienza dell'alimentazione che negli anni è cresciuta, un'affezione al territorio che prima non c'era. Cioè, la pubblicità serve anche per queste cose, serve anche per vendere poi dei comportamenti che possono essere anche etici, non sono solamente dei comportamenti legati al consumo e basta. Ecco, questo qua era diciamo, era la mia difesa. Come posso partire? E quindi questo che vedete sono tutti i lavori che io ho fatto negli anni con la mia agenzia, con il mio staff. Cosa faccio? Cosa schiaccio? Aiuto. Allora, non sono un nativo digitale, quindi. Il primo impatto è quello, insomma, stiamo usando le solite donne, no? Cioè il paragone tra la donna e l'automobile. Invece l'ironia che cosa fa? Stempera questa cosa, stempera, guarda, non ci credo neanche io, ti faccio vedere che in fondo un oggetto perfetto, ingegneristico, l'acciaio, il ferro di quell'automobile contengono anche un'anima. Quindi anche come la donna al dente scheggiato, l'occhio storto, eccetera, anche la macchina ha. Ma io la voce vado davvero. Ce l'avevi spento, ecco perché non si sentì. Quando te l'ho detto, ma certo. Niente, andiamo avanti, dai, vediamo il resto. Ecco qua, per esempio, c'è l'estetica della realtà, no? È tutta roba vera, qua non ci sono
gli stereotipi della pubblicità. La realtà, e stiamo vendendo una cosa banale in fondo come un'agenzia immobiliare, però con un po' di poesia, con un po' cercando di coinvolgere il consumatore in un processo dove lo trattiamo come una persona, un essere pensante, non come qualcuno che deve subire quello che noi gli dobbiamo vendere. Ecco, qua c'è l'uso del testimonial, no? Di solito vengono e ti dicono, guarda, noi abbiamo questo testimonial e il cliente, quello che ti chiede di lavorare, pensa che l'uso del testimonial sia sufficiente poi a vendere il prodotto. Quindi il testimonial dice, io uso questo prodotto, quindi proprio per identificazione dico, anch'io uso. Questo è un modo diverso poi di usare il testimonial. A parte quando mi hanno detto che avrei dovuto usare Tomba, mi volevo suicidare perché Tomba non sapeva recitare, proprio era un pezzo di legno. Allora l'idea qual è stata? Quella di fargli fare il pezzo di legno, infatti l'abbiamo messo e quindi è stato bravissimo, si è divertito anche lui e abbiamo fatto questo. Sì. Questo è uno spot che è andato avanti per 15 anni, quindi non succede mai, no? Tu fai il mio lavoro è un lavoro che in fondo si brucia in un mese. Questo invece è andato avanti per 15 anni in televisione. Perché? Perché alla fine usava il profumo, quello che vedete oggi in televisione per i profumi sono sempre donne bellissime, uomini che si abbracciano. Si fa sicuramente profumi, che capisci, cioè, sono veramente assurde. Sì, ma è una seduzione, cioè è un processo di seduzione che presuppone che dall'altra parte ci sia qualcuno sensibile a concetti basici, mentre qua in fondo noi giochiamo con il consumatore, che è quello che è la comunicazione moderna. La comunicazione moderna deve tener conto che di fronte a un soggetto che deve crescere esattamente, come io devo crescere nelle vendite, lì deve crescere in qualche cosa che io gli sottopongo. Qua stiamo giocando in fondo, non è roba leggera, però non ti sta dicendo sei bello, diventerai più bello, più forte. Qui parte da una promessa che deve essere sempre quella della comunicazione. La comunicazione deve fare sempre una promessa di poche parole, semplice, e poi svilupparla cercando di dargli un processo poi più complesso. Qua in fondo che diceva, questo profumo fa resuscitare i morti, è nato da questa roba qua. Allora, da lì abbiamo raccontato una storia, non abbiamo fatto i morti che venivano fuori dalle tombe, ma abbiamo cercato di dargli un percorso che fosse anche di intrattenimento. E questo è quello che abbiamo fatto. Andiamo avanti. Diciamo che era il principio su cui abbiamo fondato la nostra agenzia, no? Cioè noi non raccontiamo bugie, noi ti facciamo divertire. Infatti qui ha detto in modo tremendo, dice perché dire una bugia se te la puoi cavare con una stronzata? Quindi, cioè io ti faccio divertire, cerco di venderti in modo empatico quello che ti devo vendere, non imbrogliando, non raccontandoti qualche cosa che il prodotto non fa, ma cercando di coinvolgerti poi in un altro modo. Andiamo avanti. Dov'è? Dov'è? Qui non c'è. 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 To be or not to be. La 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 la. La 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 la. Oh Romeo, sei tu Romeo? No, so fare Paperino. Se lo do alla Befana. Look after me, you will see. Sorrimento. Allora, sai parlare? No. Fermati, aspetta! Suono la chitarra elettrica. Se non l'ammazziamo noi, lo ammazzano loro. Non c'era del sangue in questa missione. Discoteca? Sì.
Adesso io vi lascio immaginare quando sono andato dal cliente a dirgli voglio fare un film dove un uomo sembra una donna e una donna sembra un uomo. Cioè, detto così, non mi ha cacciato fuori per educazione. Perché... Però poi si è fidato e abbiamo costruito... Questo dimostra come in fondo l'estetica, che insieme all'etica credo che siano i pilastri che sorreggono poi la crescita proprio intellettuale delle persone, aiuta poi a espletare qualsiasi concetto, anche il più forte, anche quello che sembra il più volgare in fondo, il più provocatorio, poi sotto una forma estetica riesce ad essere percepito in un modo diverso, che è l'operazione della comunicazione. La comunicazione deve riuscire a comunicare concetti forti attraverso un percorso estetico che lo faccia accettare, ed è questo un po' il segreto della comunicazione. Guardate quanto è controcorrente questo modo di comunicare. Le musiche sono rarefatte, le immagini, tutto si muove lentamente, tutto il contrario di quello che dovrebbe comunicare l'automobile. L'automobile comunica dinamismo, movimento, eccetera. Noi abbiamo venduto la forza di un'automobile attraverso il contrario di quello che è. E sono i trucchi della comunicazione. Nel momento in cui tutti vanno in una direzione, tu devi stravolgere proprio il concetto e andare in un'altra, no? E questo dà visibilità e poi alla fine anche qua l'estetismo di certe immagini in fondo ti stanno dicendo che puoi entrare in quel mondo, puoi entrarci attraverso il bello, attraverso una musica di un certo tipo, delle immagini. Cioè, sono i trucchi della comunicazione, che non sono trucchi poi, sono tecniche oramai, no? Che si sono un pochettino perse, perché queste cose che voi vedete sono state fatte con tanti soldi, nel momento in cui c'erano tanti soldi i clienti investivano in un certo modo. Oggi si tende un po' di più a frazionare la comunicazione attraverso tanti mezzi, perché qui era fatto su mezzi, la televisione, stampa, dove veramente si spendevano cifre alte. Oggi si riesce a raggiungere, in fondo il target si vuole raggiungere, attraverso altri mezzi che poi vi spiegherò. È un genio. Questo qua è Woody Allen, il regista. Sogna esclusivamente la carne. Manzo? Sì, guarda che splendore di linee e forme. Come rispecchia la società contemporanea. Ti dice qualcosa? Che l'uomo moderno è ciò che mangia. In quel macinato sento vibrare tutta la nostra crisi esistenziale. Si percepisce l'intero rapporto tra l'uomo e il cosmo. Sprigionarsi da questa bistecca, vero? È genio, genio puro. Mai vista una tale eloquenza con il vitello. Sublime. Costolette postmoderne. Va bene, la qualità fiera di stasera. È un'arte. E la Coop firma col marchio prodotti con amore solo le carni selezionate e controllate con cura. Perché la Coop associa milioni di consumatori che vogliono quello che vuoi tu. La Coop sei tu. Ecco, questo era diciamo la mia difesa dall'attacco dello strumento dell'inganno, no? Ecco, siccome mi dicono che poi lo streaming finirà a un certo punto, io farei vedere un attimo un'operazione che abbiamo fatto che è inerente un po' a qualche cosa che è vicino a quello che volete fare voi, no? Che qualche anno fa mi ha chiamato questo canale tematico che si chiama Terra Nova, che si occupava di agricoltura, no? Con questo concetto in cui cercava di dare uno strumento all'agricoltura per comunicare anche alla gente che non si occupava direttamente di agricoltura, quindi di dare un po' di fascino a quello che è un qualche cosa che prima era vissuto come qualcosa di povero, di non interessante, quindi spettacolarizzare il tutto. L'operazione che abbiamo fatto è stata quella di non tanto di vendere quello che facevano questi signori, ma un po' di rappresentare le persone a cui andavano a parlare, quindi io non parlavo del canale, parlavo dell'utente del canale in qualche modo, cercando di dare questo alone di nobiltà a qualche cosa che era vissuto invece come qualcosa di povero. E vi mostrerei un attimo cosa abbiamo fatto. Come si può rendere protagonista poi alla fine qualche cosa di semplice come l'agricoltura. Devo accendere, cosa devo fare? Aiuto. Grazie.
C'è un altro esempio nel mondo della comunicazione interessante, no? È la crescita e la spettacolarizzazione di quello che è legato oggi alla cucina, no? Una volta i cuochi erano dei personaggi misteriosi che lavoravano in antri oscuri, che erano dietro al ristorante, tutti sporchi di sugo, cioè non c'era, il ristorante era un luogo, cioè il retro del ristorante era un luogo in cui nessuno entrava. Ecco, a un certo punto qualcuno ha pensato di far entrare la luce in questo territorio, no? Ma come hanno fatto a nobilitare quel terreno che prima era veramente inaccessibile? Trovando all'interno di quel territorio gli agganci culturali per rendere quella cosa non più un mestiere ma un'arte in qualche modo, no? Per cui gli ingredienti non erano più semplici ingredienti ma erano un percorso che l'ingrediente faceva per diventare in un certo modo. I piatti erano delle opere d'arte dove non erano solamente delle salsicce messe in un piatto, ma erano delle composizioni pittoriche in qualche modo. Quindi hanno nobilitato tutto questo percorso, che è un'operazione della comunicazione, cioè il marketing, al di là del vendere gli oggetti, non vende l'oggetto solo per quello che fa, ma deve vendere l'oggetto per quello che è, il prodotto per quello che è, quindi c'è tutto un percorso da fare. Adesso volevo un attimo introdurvi a quello che secondo me è la comunicazione oggi, no? In un bordello, perché si vergognava di dire che faceva il pubblicitario, dice una cosa fantastica, dice paragona le Marche alle star del cinema, no? Lui dice, vere protagoniste di quello star system che ha prodotto milioni di fans in tutto il mondo. Lui dice, un prodotto non è un oggetto, è una persona che deve presentarsi al mondo come se fosse una star. Dice, Coca-Cola, Ferrari, Nike non sono più semplici prodotti di consumo, ma vere icone che fanno parte a pieno titolo della nostra vita. Marche che hanno prevaricato il concetto di prodotto per diventare strumento stesso di comunicazione. Oggetti attivi che parlano di chi li beve, di chi li guida e di chi li indossa. Il concetto di marca star si è sviluppato fino a comprendere prodotti che non muovono solo nella sfera del consumo, ma che abbracciano anche ambiti più complessi come quello, per esempio, delle professioni. L'esempio che facevo prima, musicisti, sportivi, politici, architetti, scrittori, chef, oggi non fanno solo un mestiere, ma sono delle icone proprio del mondo che mi circonda. Quindi sono considerati vere star, quindi marche vere e proprie, con un potenziale di immagine che va al di là dello spazio delle loro competenze. Per stare in argomento, un esempio di marca star possiamo associarla a città e territori. New York non è solo una meta turistica, ma un vero e proprio brand che si è munito addirittura di un marchio, I Love New York. Quindi io oggi la marca è sempre qualcosa che deve uscire dall'ambito in cui si muove, no? Non è più un territorio ristretto, ma deve uscire attraverso, faccio l'esempio di questo luogo deve secondo me avere un marchio che poi si vende fuori, nel senso devo essere orgoglioso di andare a giro con una maglietta dove c'è scritto anche un mio antenato era contadino, dico una stronzata come ho scritto lì, tanto per fare un esempio, no? Allora, o come la Toscana che si fa pagare le royalty per l'uso della sua immagine. Oggi se io voglio usare in un film un'immagine della Toscana, devo pagare una royalty alla Toscana. Guardate che operazione di marketing ha fatto su un territorio, è fortissimo. O la Puglia stessa che con la promozione della sua immagine in ambito cinematografico o attraverso iniziative culturali mirate come la Notte della Taranta, per esempio, sta diventando in breve tempo non solo una meta ambita, ma un vero e proprio marchio. Ma una marca, così come una star, deve avere cura della propria immagine. E qua il percorso che deve fare una marca. E l'immagine è fatta di due elementi distintivi, fisico e carattere. Andy Warhol teorizzava già negli anni 70 che nel futuro ognuno avrebbe avuto a disposizione un quarto d'ora di notorietà. Perché? Perché ci sono i mezzi per farlo oggi. L'avvento di nuovi mezzi di comunicazione, internet in particolar modo i social network, ha moltiplicato le occasioni di crescita sia del prestigio delle marche già esistenti che la nascita di nuovi soggetti potenzialmente in grado di conquistare i favori del pubblico.
ma al tempo stesso ha fornito i consumatori, i fans, di efficaci strumenti di critica, trasformandoli da soggetti passivi a fruitori attenti e consapevoli, pronto a mettere spesso a rischio la credibilità delle marche che non rispondono ai connotati di etica e trasparenza richiesti. Quindi oggi comunicare è un'opportunità, ma è un rischio in qualche modo. Perché una marca, così come una star, se intende mantenere integra la sua immagine, deve seguire regole precise e inderogabili. E qui parliamo di disciplina della marca. Cominciamo dal fisico. Fisico uguale bellezza. Quando parliamo di bellezza, in questo caso riferito a un territorio o a un luogo come questo, l'idea è di un valore estetico che sentiamo il bisogno di conservare. E qui farei una riflessione sulla parola conservare. C'è un che di passivo in questo termine, che ha un sentore di polveroso, reazionario, mentre trovo che la parola mantenere abbia in sé un valore di operosità positiva che stimola il fare. Mantenere presuppone una conservazione attiva, che rende agevole la fruizione e avvicina e responsabilizza i soggetti coinvolti. Mantenere significa prendersi cura di ciò che possediamo e far sì che acquisti valore nel tempo, che deve essere l'obiettivo di qualsiasi iniziativa culturale anche che noi facciamo. Qui avevo fatto un esempio sul territorio, no? Diceva, un tratturo abbandonato a se stesso, un campo che un tempo era produttivo e ora giace nell'incuria, sono segni di un degrado che contribuisce ad allontanare dall'idea di territorio marca che occorre promuovere. Quindi tutto ciò che fa parte della nostra tradizione, che sia del territorio o gli strumenti che ne hanno fatto la storia, deve essere esposto e deve avere un percorso che sia anche estetico in qualche modo, perché è importante, cioè che sia mantenuto in questa cosa. Il territorio, qui parlo di territorio, parliamo anche di luogo, di iniziativa culturale, va pensato oggi soprattutto come... Lo leggo al territorio, ma lo leggo anche al museo in questo caso, come valore paesaggistico oltre che come risorsa. Nel senso, oggi questo dovrebbe diventare un luogo bello, un luogo dove mi ritrovo, dove ritrovo anche quei valori estetici che sono legati alla storia degli strumenti che ci sono qui dentro, perché sono importanti. Cioè io ieri ho fatto un giro nel museo, mi piacciono queste cose, nel senso sono anche esteticamente presentate in un modo interessante, poi va messo a posto eccetera, è un percorso che dovete fare, però mi piace che siano mostrati come oggetto che hanno anche un valore estetico, perché è importante. Devo andare avanti un attimo. Allora, questo è un percorso legato al territorio, legato all'agricoltura, legato ai mestieri, legati un po' alla tradizione, no? Allora, analizziamo un attimo la marca dal punto di vista del carattere. Il carattere vuol dire cultura. Negli ultimi tempi è stato detto che con la cultura non si mangia. Ecco, e non c'è niente di più falso. La chef Ricci, che è una star dell'alimentazione di queste zone, sì, un po' più a sud, dove io ho una casa, vi dirà che con la cultura non è vero che non si mangia, perché oggi gli chef fanno cultura su qualcosa come l'alimentazione e sono diventati ricchi con quello, sono delle star. Di cultura sono fatti i monumenti, le tradizioni, la cucina, la musica, la lingua. È la cultura che forgia il carattere di un territorio. E mantenere, badate bene, mantenere, non solo conservare il patrimonio di cultura di un territorio, dovrebbe essere compito in primo luogo di chi lo amministra. È nella cultura del mantenimento che si preservano quei valori, intesi anche come valori materiali, che arricchiscono un territorio. Roberto Peregalli, allievo dell'architetto Renzo Mongiardino, nel suo saggio I luoghi e la polvere, scrive che la barbarie non è costituita dalle distruzioni, ma dalle costruzioni, che secondo me è una definizione. Poi c'è una cosa che mi piacerebbe, che poi è legata anche questo all'agricoltura, al territorio e al verde in generale. C'è un libro bellissimo che si chiama La carta e il territorio, non so se l'avete letto, di Michel Houellebecq, che è un controverso scrittore francese,
che nel racconto c'è questo personaggio che si chiama Jed Martin, che è il protagonista del libro, che fotografa le carte stradali della Michelin e le trasforma in opere d'arte. Poi, in un percorso personale che lo porta a riflettere sui mali del sistema occidentale, si chiude per una decina d'anni nella sua casa di campagna. Quando riemerge dall'esilio volontario, assiste alla profonda trasformazione del territorio che lo circonda. Ogni attività industriale è sparita e la natura e le piante hanno invaso gli spazi che prima erano occupati dalle fabbriche. La Francia si è trasformata in pochi anni in un paese invaso da turisti di tutto il mondo e ogni attività è focalizzata al bisogno di questa nuova realtà economica. Houellebecq chiude il libro con queste parole. Poi tutto si placa, non ci sono altro che erbe agitate dal vento, il trionfo della vegetazione totale. Che, se ci si pensate, è un po' il destino a cui... cioè è la soluzione a cui siamo destinati in qualche modo. Oggi la crisi sta portando a chiudere le fabbriche, a ritornare un po' a quei mestieri, e questo nell'agricoltura sta succedendo in qualche modo, no? A riscoprire quel modo di avvicinarsi a quello che avevamo abbandonato. Quindi certi valori che qui dentro sono rappresentati, secondo me sono utili anche per sviluppare questo tipo di sensibilità. È il muoversi nell'ambito del territorio com'era, non come l'abbiamo trasformato, fa parte un pochettino del nostro futuro. Cosa posso dire di più? Tutto quello che vuoi. Prego, ecco, scusate, direi una cosa. Adesso le lezioni dopo un quarto d'ora rischiano di diventare noiose, quindi mi piacerebbe invece fare un po' un laboratorio dove voi mi fate delle domande e io vi rispondo, che secondo me è il più interessante, e poi insieme magari cerchiamo di fare un percorso dove costruiamo un'ipotesi di comunicazione su questo. Prego. Sì, sì. Io le vorrei chiedere, secondo lei noi abbiamo un problema di creazione di valore, cioè questo paese, questo territorio non sente un'appartenenza a questo luogo, e come possiamo infrangere questa sorta di muro? Sicuramente noi la prima operazione che vorremmo fare è quella comunicazione, per questo, siccome ci sembra una mission impossible, per questo abbiamo coinvolto lei e la ringraziamo per essersi prestato a questa cosa, è quella di creare un'affezione, cioè far sentire proprio un luogo che mantiene una cultura e anche un saper fare antico. Come possiamo fare? Ma allora, c'è un... tanto non è che io abbia le soluzioni, cioè io posso portare delle ipotesi, sì, esatto. Che sono... Però bisogna partire da un concetto completamente diverso, cioè i luoghi di cultura, e io trovo che questo sia un luogo di cultura, tendevano ad essere dei luoghi in cui... che dovevano attrarre le persone. Oggi, secondo me, devono cambiare proprio il punto di vista. Sono luoghi che devono uscire, cioè devono andare verso le persone, non devono portare le persone. Quindi devono portare fuori, devono diventare non un luogo ma un concetto che viene esportato, cioè che viene l'esempio che facevo prima, no? Un marchio, una maglietta, un'iniziativa. Io con Tommaso, che l'ho stordito un giorno, che mi è venuto a trovare a Cisternino, parlavamo del come si può promuovere ma non lo chiamerei neanche un luogo, lo chiamerei come un'idea, no? Cioè questa è un'idea, come posso portarla fuori e cercare di entrare nel cervello, ma nelle emozioni delle persone con un'idea, facendola diventare intrattenimento, che non vuol dire banalizzarla, ma fare diventare la cultura intrattenimento oggi è importante, perché è tutto intrattenimento. Oggi noi
comunichiamo tutti i nostri spostamenti attraverso i social network. Oggi non abbiamo quasi più una vita privata, attendiamo in ogni luogo dove andiamo a fare una fotografia e spedirla ai nostri amici. Ecco, dovremmo fare questo tipo di operazione anche con questo luogo. Allora, secondo me la prima cosa che dovete fare è un marchio, non si può chiamare museo e basta, cioè bisogna farlo diventare qualche cosa di più e poi esportarlo fuori. Io facevo un'ipotesi per promuoverlo, ma legarlo ad altre realtà culturali. C'è nella cultura contadina, soprattutto all'estero, c'è una cultura poi legata alla musica, legata all'abbigliamento, che è importante. Immaginatevi la musica country americana. Cioè la musica country americana, la musica folk e country americana, nasce da diversi punti di vista. Cioè la country è quella degli contadini, degli agricoltori che la sera si mettevano fuori da questi pergolati magnifici che ci sono nella campagna americana, del Midwest americano, e suonavano queste chitarre, guardavano le loro canzoni, che fosse poi arrivasse poi dalla cultura blues nera o bianca, poi alla fine hanno inventato un tipo di musica. La musica folk parte dalla protesta che nasce dalla depressione, di questi spostamenti, di queste masse di individui che si spostavano da un posto all'altro e accompagnavano con la musica i loro spostamenti. Ecco, anche qui c'è questo tipo di cultura legata al territorio e ai lavori, no? Pensate di allargarlo, far diventare questo luogo, ma questo paese, un luogo dove ogni anno si fa un festival di musica country, ma da tutto il mondo. Pensate alla musica balcanica, che cos'è? È legata poi alle tradizioni popolari, Bregovic per esempio, che è più vicino. Cioè questo internazionalizzare, questo contagiare, questo virus che ormai attraverso i mezzi poi attraversa tutta l'Europa, ma tutto il mondo, portarlo in questo, essere ambiziosi in questo. E allora alla fine tutto fa parte di un percorso, no? Vi ho confuso forse, no? Io ci vorrei far vedere una domanda, una piccola osservazione. D'altronde sia la comunicazione che la pubblicità, io ci parlavo con un collega, come siamo ad un enorme prato, cioè che prende, ci cresce un po' di tutto, erbacce, comunque sia, e poi spunto ci sono dei fiori, altri colorati, belli, e altri sono odorosi. Altri fiori invece, cioè sono così semplici, e poi cioè, se c'è una miriade di insetti che io ci paragono, diciamo, a noi consumatori, che vanno là, cioè sentono l'odore, scelgono, diciamo, quale fiore, diciamo, impollinare da quale strada mettere, e poi cioè, e portarlo, diciamo, sempre alle acque, portarlo là, diciamo, nella loro, diciamo, comunità. Cioè, e crea, diciamo, cioè il miele, c'è la rabbia e compagnia bella. D'altronde, cioè, la fiducia che un po', diciamo, rispecchia questo paragone un po'... Sì, è una metafora interessante, però è più complicata oggi. Sì, no, oggi è più, una volta era così, era facile. Oggi comunicare è molto più complicato. È più facile, cioè abbiamo più mezzi a disposizione, ma un utente, un consumatore, che chiamarlo consumatore è un obbrobrio, però che abbiamo un utente più preparato. Oggi è difficile prendere in giro la gente, oggi non puoi più vendere qualche cosa che non abbia, che al di là di una funzione pratica non abbia anche una funzione cioè, più emotiva in qualche modo. Oggi io devo legarmi anche emotivamente a un prodotto, non basta che lavi più bianco, che dire che cosa fa un prodotto oggi è inutile, perché ce ne sono tanti che fanno sempre la stessa cosa. Oggi bisogna comunicare un po' che cos'è un prodotto, quindi tirare fuori il carattere, come dicevo, del prodotto, più che il corpo, no? In qualche modo. Sì, ecco, io ho fatto una raccolta un pochettino di è difficile trovarla, cioè come comunicano i musei, no? La tendenza è sempre quella di fare il documentario di che cosa c'è all'interno di quel museo. Poi ci sono però ho trovato, non so se sono così coerenti, però io ve le faccio vedere, alcuni si sono mossi nell'ambito estetico, no? Mi regalano un momento di emozione che poi
sperando che poi io ritrovo nel luogo dove vado, e altri che si sono mossi invece cercando di portare, di far diventare il museo un luogo dove succede qualche cosa, che è interessante. Io ve le faccio vedere così vi avevano tutte, poi quelle più interessanti mi fermo e vi spiego un attimo che cosa sono. Ecco, questo è un modo estetico per vendere un museo, no? Veloce. Ecco, scusate, stop un attimo. Questa è una cosa fantastica. Allora, un museo poteva dire io c'ho, espongo delle cose, vendo dei concetti. Invece ha fatto un'operazione per portare la gente dentro e per vendere qualcosa che non c'entra niente con il museo. Qua, che è una pazzia, hanno preso dei gemelli. A uno ha fatto masticare la gomma da masticare e all'altro no. Dopo ha chiesto alla gente cosa pensava di quello che masticava la gomma e di quello che non la masticava. E il risultato di questa cosa è che quelli che masticavano la gomma sembravano più buoni di quelli che non la masticavano. Che è una cazzata, tra me c'è una stronzata pazzesca. Però ha costruito su questa cosa un momento in cui ha coinvolto la gente, è diventato poi un modo di comunicare fuori, no? È diventata una notizia, che è una pazzia, guardate. Sì, però un paradosso, cioè che immaginate questi signori al museo fanno delle esposizioni, cioè si sono inventati questa cosa per fare notizie. Cioè questa è la forza della comunicazione. Partono da una pazzia, dici, prendo dei gemelli, a uno faccio mosticare la gomma, e siete pazzi. Invece questa cosa qua poi ha avuto un successo pazzesco, perché su questo è nata una notizia, e questo è il modo nuovo, moderno di comunicare, no? Che usa poi tutti gli altri mezzi. Beh, questo è un modo classico. The National Motor Museum. Proudly supported by LH Channel 9. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. People are... Allora, questa qui è un'altra, adesso non so come legarla a museo, l'ho trovata, mi piaceva questa cosa. No? È un esperimento che hanno fatto sulla frutta e la verdura. Perché di solito noi cerchiamo la parte estetica anche di quello che mangiamo, no? Quindi le mele devono essere belle, la verdura deve essere bella. Loro hanno preso la verdura brutta, che era venuta male, un po' deforme, eccetera, e l'hanno venduta a un prezzo inferiore. È avuto un grande successo, è tutta un'operazione strana, guardate. Allora, partiamo da quella del chewing gum, no? del museo che mi dice che ha preso i due gemelli, che secondo me è un modo oggi di comunicare qualche cosa, cioè di aprire qualcosa che è chiuso, no? Vogliamo lavorare insieme? Facciamo questo laboratorio? Mi servono però facciamo due gruppi, se no diventa... Come siamo? Due o tre. Chi è che vuole fare il capogruppo però? Mi servono due capi? Ok. Allora, ci divia e cerchiamo di trovare delle idee su come aprire le porte del museo. Non dico di promuoverlo, dico apriamo le porte del museo. Facciamo, no, non è la gente che viene al museo, ma è il museo che va alla gente, quindi che per farlo diventare. Faccio un esempio di cosa un'idea che mi è venuta adesso. Siccome qui in fondo quello che vendiamo è la cultura contadina, no? La cultura è qualcosa che hai dentro, tradizione, cultura. Vuol dire che, come dicevo nello spot, no? Siamo tutti nati, siamo stati tutti contadini, no? Hanno usato anche me come modello, avete visto la cravatta. Ecco, vuol dire che ognuno di noi ha dentro nel DNA un po' di tradizione, cioè un po' di contadino ci sarà, a parte i nobili forse, credo che le persone normali abbiano avuto qualcuno che faceva il contadino dentro. Sarebbe bello
raccogliere le fotografie degli antenati della gente qua, che faceva il contadino, che si occupava di qualcosa legato al territorio, e uno della famiglia di oggi, cioè confrontare le due cose, no? Fare una mostra su come eravamo, chi eravamo e cosa siamo, no? È un modo di farla per il paese, cioè non qui dentro, ma fuori, fare dei manifesti dove c'è il mio bisnonno ed io, che oggi faccio il medico, però il mio bisnonno faceva il contadino, o magari faceva il veterinario delle bestie, il contrasto, la forza, cioè la crescita in qualche modo, no? È quello che è magari una cosa bianca, e dove scriviamo che cosa sarà il futuro dei miei figli, eccetera, eccetera. È un modo, no? Ecco, inventiamoci un po' di queste cose qua, poi ne analizziamo insieme. Eh? Fatevi i gruppi, io vado a fumare un attimo. Facciamo okay? Delle due parti. Ok. Ma lo streaming sta iniziando. No, è finito. Non so. Lo streaming a che ora prende? Possiamo fare... forse. Forse, prima di cominciare con i laboratori, se vogliamo un po', cioè aiutaci in questo, a mettere un po' a punto le idee che ci hai fornito, così attraverso gli spot, un po' i concetti cardini su cui dobbiamo lavorare nei laboratori, in maniera tale da poter poi realizzare in maniera più efficace quella che può essere l'idea per aprire un museo. Quindi partiamo un po', facciamo un po' un assunto per definire dei... Ma cioè io non complicherei il percorso che dobbiamo fare. Sì, prego. Beh, immaginando di riaprire, quando abbiamo cominciato comunque a ragionare su questa cosa, ci è venuto in mente un claim, diciamo. Sì. Forse è un'operazione sbagliata, però non avendo una formazione da pubblicitari... Ma no, vendono meglio quello. Ecco, e noi abbiamo pensato che il claim potesse essere il futuro alle radici. Proprio perché questo concetto che anche a lei è venuto in mente era un po' il lavoro che stavamo cercando di mettere in atto. Mm-hmm. In questo caso, come si procede? Cioè, conviene approfondire questo è un metodo, cioè, aggiungendo in mano, cioè, voglio dire, visualizzando in un certo senso questa cosa, cioè questo creare... Allora. Questo che diciamo del tutto, sì, che facciamo prima, questo che hai detto tu è esattamente il claim di quella cosa che ho appena detto, no? Infatti, per questo. Quindi potete partire così, partite da un claim, qualcuno che sa disegnare ci fa un marchio, questa cosa, poi questo marchio, questo claim deve essere attaccato a un'iniziativa che viene portata fuori, no? Io non voglio portare la gente dentro, voglio portare il museo fuori. Proviamo a fare questa operazione. Sì, sì. Portare la gente dentro, poi no? Per cui volete partire da un claim, va bene, oppure ce lo attacchiamo dopo. Cioè, possono essere le iniziative. Sì, sarebbe più corretto, dici, parto da un marchio, da un claim e do un nome a queste iniziative, una, due, tre che vogliamo fare. Sarebbe bello portarla avanti nell'anno, questa cosa qua, nel tempo, che allora diventa veramente un soggetto che dialoga, non è più un soggetto che parla di se stesso, ma un soggetto che apre agli altri e porta l'esperienza anche degli altri. Oppure come fare arricchire il museo dagli interventi esterni, come volete, insomma, cioè, bisogna... Allora, se possiamo cavarcela come una stronzata, facciamo un po' di stronzate, vediamo se hanno sostegno. Eh? Va bene. Dai, okay? Facciamo lo stesso anche quello. Sì, no, dobbiamo tenere 10 minuti. Però forse per poter dialogare meglio ci dividiamo in più di due gruppi, come abbiamo fatto... Volete essere quattro gruppi, due gruppi, come desiderate voi? No, cioè ci vuole, attenzione, ci vuole un leader però nel gruppo, altrimenti non funziona. Dai, Giovanna, ci vuole un leader che tiene le fila, però, del gruppo. Ma ci sono domande prima di iniziare? Ecco, sì. Avete domande? Più che una domanda, cioè volevo capire un po', che è un po' la stessa domanda che ha fatto Silvia. Cioè, io mi sono ritrovata a dover fare, diciamo, un documentario per un progetto e promuovere un territorio, un prodotto.
Allora, volevo capire, è stato davvero complesso, no? Perché effettivamente non si sa, nel momento in cui credo che è quello che noi ci ritroveremo a fare, ecco perché magari parlando di questo con te, ci puoi dare, no, non dico una linea guida, ma diciamo un punto di inizio, perché l'entusiasmo poi di dover promuovere, poi quando si lavora con il territorio, quindi quando si lavora con la gente, porta in un certo senso a raccogliere tutto quello, no, che ci piace dalla parte dello spettatore, no? Cioè si è un po' registi, però è importante essere anche spettatori, quindi quando si guarda un qualcosa e si vuol far comunicare, e si vuol portare fuori questa cosa. Che cosa è successo quando abbiamo fatto questo documentario, quando abbiamo fatto le riprese in realtà? Perché poi ogni ripresa era spunto di un qualcosa, perché in un momento in cui tu guardi, che ne so, stai facendo un'intervista ad un anziano, magari ti può colpire lo sguardo, quindi lo sguardo può essere spunto per diciamo per far partire di lì un input su una prossima scena, no? Io volevo capire da dove dobbiamo partire, dal concetto che noi vogliamo comunicare e su questo lavorare, cioè il concetto, il valore. Perché poi, che cosa è successo? Abbiamo fatto queste riprese, alla fine leggendo il significato dell'UNESCO di biodiversità culturale, e gliel'abbiamo, diciamo, abbiamo unito questo concetto al documentario. E forse credo che sia stato un processo sbagliato, cioè bisognava prima partire dal concetto, approfondirlo, capire e poi costruire una storia che può appunto trasmettere un messaggio. O bisogna fare il contrario? Cioè, allora, io dico come lavoro io di solito lavoro su un concetto e dopodiché lo esprimo. Cioè, faccio l'esempio dei miei lavori. Allora, c'era quel film girato a Hong Kong, no? Dove si muovevano tutti lentamente, eccetera, eccetera. Il concetto, oppure quello in bianco e nero dove vedevi la macchina moderna che si muoveva in un ambiente, sì. Lì quello che voleva il cliente, diceva, no, io ho la macchina tecnologicamente più avanzata di tutte, sono avanti, mi diceva, di 30 anni di quanto sono avanti i miei concorrenti. Allora, la cosa più banale sarebbe stata quella di posizionare la macchina nel futuro, no? Noi abbiamo fatto l'operazione contraria, abbiamo posizionato gli altri nel passato. Per cui il concetto era semplice, la macchina del futuro, l'esecuzione era originale, porto tutto nel passato. Nella seconda fase, che era la stessa automobile, abbiamo detto, improvvisamente tutto sembra più vecchio. Cioè, la mia macchina è talmente nuova che fa invecchiare tutto il resto. Cioè, per cui quello che conta è, certo, il concetto, ma l'esecuzione del concetto. Spesso parti da un concetto, nell'esecuzione lo elabori e viene fuori qualche cosa che è più forte del concetto iniziale e tendi a modificarlo. Ci fa un po' di confusione questa. Però secondo me quello che conta è la libertà. Allora, quei signori che avevano, probabilmente sono partiti da un problema, scartavano il 30% della loro produzione di frutta e verdura perché esteticamente c'era un concetto di estetico che il pubblico, cioè che era stato imposto al pubblico, perché poi gli standard li decidevano i supermercati, no? Ti davano la grandezza della, perché tendevano a standardizzare l'offerta. Loro cosa hanno fatto? Hanno rovesciato il problema, hanno fatto diventare l'oggetto brutto qualche cosa di originale. Un unico, cioè dice, questo qua ogni pezzo è un pezzo unico, ogni cosa che è capito, hanno fatto un'operazione. Adesso io non lo so, ognuno poi ha i suoi percorsi mentali. Io vi inviterei a divertirvi,
Cioè, adesso non credo che oggi risolveremo il problema, troviamo una cosa miracolosa, magari sì, chi lo sa, però questo serve a cercare di liberare la mente dai percorsi standardizzati, perché noi tendiamo sempre a seguire un percorso che abbiamo già visto. Provate a seguire un percorso che non avete mai visto, cioè uscite dal percorso che fate da casa a ufficio, cioè provate a girare intorno oppure a provate, magari funziona.